Buonasera, mister. Metto un po' per Lombardia Giorni. Quanto e se si porta dietro un rammarico? Perché guardi le conclusioni in porta e forse c'è un dato. Poi guardi la partita, un tempo dominato, pericoli zero e un pareggio tutto sommato più che giusto. Poi la... Sì, sono d'accordo con la tua analisi. C'è tanto rammarico perché comunque... Intanto affrontavamo la seconda della classe, stasera è prima, quindi sapevamo che era una partita difficile, complicata, contro una squadra forte, in salute, che veniva qua comunque con grande voglia di vincere la partita. Nel primo tempo direi che è stato interpretato bene, perché per come l'avevamo provata non volevamo dare riferimenti alla Juve. Tenere comunque tre attaccanti mobili davanti, non siamo stati pericolosi perché comunque i duelli dietro sono stati bravi a vincerli, e poi quando si difendono bassi è difficile bucare la Juventus, quindi nel primo tempo è stato questo, poi insomma siamo andati sotto sul calcio di rigore. Nel secondo tempo direi che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dato davvero tutto, siamo stati bravi a passare con la difesa a 4, quindi cambiare anche il sistema di gioco e metterli in difficoltà, avere pazienza. Abbiamo avuto credo il 70% di possesso palla, abbiamo avuto tanta pazienza, coraggio, andare anche uomo contro uomo, quindi cambiare assetto tattico. E poi alla fine c'è stato il pareggio, meritato secondo me, e poi... C'è tanto rammarico per il gol finale, perché siamo stati un po' leggerini lì nella fase finale, nel farci saltare negli ultimi metri, e poi è stato anche rocambolesco perché Gatti ha accicato la palla e si è trovato insomma il 2-1. Però direi che dobbiamo essere orgogliosi dei ragazzi, perché davvero oggi hanno dato cuore, anima, tutto in campo, quindi sempre il lato positivo. Buonasera Paladino. Io le faccio una domanda personale che ha a che fare con l'allenatore Paladino. Le faccio i complimenti prima di tutto per come sistema sempre in campo bene la sua squadra. Grazie. Ma le devo chiedere, che effetto le fa vedere che in poco, così poco tempo che allena, c'è mezza Europa, in Italia, in Milan soprattutto, che la osservano particolarmente? No, la ringrazio per i complimenti. Io, lo sanno i suoi colleghi, non parlo mai di cose personali. Mi fa piacere comunque che si parli di me, però l'attenzione è sempre rivolta alla squadra. Io sono davvero super concentrato per i miei ragazzi. Stasera sono tanto rammaricato, perché ci avevamo creduto fino alla fine. Davvero i ragazzi hanno lottato con il cuore, con i denti. Insomma, hanno dato davvero tutto, e quindi si meritavano una soddisfazione stasera. Peccato, però l'attenzione io la rivolgo sempre a loro, do tutto per questi ragazzi, lavoro davvero tante ore al giorno per loro, e quindi cerco sempre di migliorarmi come allenatore, come staff, soprattutto per il bene dei ragazzi. Grazie a voi. Buonasera, mister. Federico Ferrari, TMV Radio. Le chiedo quanto ha fatto la differenza, se ha fatto la differenza, il campo pesante di questa sera, se ha svantaggiato il Monza e di conseguenza ha avvantaggiato il gioco della Juve. Ma no, direi di no, perché fino alla fine comunque insomma eravamo padroni del campo. Siamo stati nella metà campo della Juve per gran parte del secondo tempo, per quasi tutto il secondo tempo, quindi... se il campo avesse danneggiato noi, insomma, magari non avremmo avuto tutta questa mole di gioco. Invece, anzi, siamo venuti fuori anche nel secondo tempo. Nel primo tempo, secondo me, la Juve è partita anche forte, però nel secondo tempo direi che abbiamo fatto davvero una grande prestazione, sia tattica che fisica, che di coraggio, di personalità. Direi davvero è stato un grande secondo tempo. Poi non era facile aprirli, bucarli, perché non c'era spazio, perché la Juve si difendeva negli ultimi 30 metri, però con pazienza, con coraggio, davvero siamo stati bravi poi a trovare il pareggio. Buonasera mister, Marco Ester, Sky News. Le chiedo un giudizio anche su Dani Mota, penso che appunto pesi anche un po' quella leggerezza finale di cui ha parlato poco fa. E poi Valentin Carboni è entrato molto bene, aveva pareggiato, ha fatto una grande prestazione. Grazie. Ma sul gol finale è vero, è stato un po' leggero Dani, non doveva farsi superare lì, sa quanto ci tengo a queste cose, nei duelli difensivi soprattutto. Mi dispiace, perché davvero per Dani io ci tengo,
però può fare molto di più. Deve capire che in quei momenti, in quella circostanza lì, non doveva fare quello. Peccato, però non è che abbiamo perso ora per colpa di Dani, però deve capire anche questi momenti qua. Invece Valentin Carboni, come vi dicevo mesi fa, lui è un grande talento, davvero, questo è un gioiello che va piano piano, insomma, messo dentro, perché è davvero un grande calciatore, ha grande personalità, grande mentalità, grande qualità tecniche, fisiche, sta crescendo molto, prima era più giocoliere, adesso gioca anche per la squadra e quindi avrà un grande futuro davanti. Buonasera Paladino, Luca Scilli, Tutto Mercato Web. C'è una bella notizia al di là del risultato, poi chiaramente dispiace per come è andata, però la bella notizia della serata è l'ennesima conferma che lei importa un grande interprete nel ruolo. Quanto, ecco, lei che guarda molto i suoi calciatori, quanto è soddisfatto di questa crescita esponenziale di Gregorio? E anche lui dove può arrivare, ecco, in nazionale se la merita sicuramente per quello che sta facendo. Grazie. Ma Michele sta dimostrando e si sta confermando, insomma, un grande portiere, perché la passata stagione è stata una sorpresa, quest'anno una conferma, e confermarsi a grandi livelli così, sono orgoglioso che lo stia facendo, perché è un grande lavoratore, ogni giorno arriva al campo sempre prima, cioè, ha grande mentalità, lui vuole arrivare a grandi livelli e lo farà, però voglio dare anche dei meriti allo staff dei portieri, perché abbiamo un grande staff con Magni e Dall'Omo che insomma, preparano molto bene i portieri, abbiamo altri tre portieri, comunque Sorrentino che fa il secondo portiere, poi c'è La Manna e c'è Gori, ovviamente composto da quattro portieri che sono tutti e quattro bravi, si vogliono bene, quindi Michele è in una squadra molto forte, però è un giocatore che farà una grandissima carriera. Buonasera, Fabio Conte, Agenzia Area. Prima diceva tanta pazienza questa sera, però non c'è stata forse un po' troppa pazienza? Non era magari meglio provare qualche palla sporca, o la via del gioco, la via del possesso è quella che cerca? Secondo lei noi giochiamo sporco? Non abbiamo queste caratteristiche di mettere, intende mettere palla in aria e giocarsi il duello, non lo so, giocare sporco io intendo così, no, non ce l'abbiamo, perché non ho giocatori strutturati fisicamente, non abbiamo quelle caratteristiche, noi proviamo sempre a giocare, a entrare dentro l'area, insomma, con dei concetti. Ci vuole più tempo, magari quella strada è quella più facile, però non lavoriamo durante la settimana per quello, quindi quando avrò una squadra con grandi calciatori a livello fisico magari metterò la palla lì in aria, però non è una cosa che mi piace sinceramente, mi piace più entrare con la palla a terra, proporre gioco e mettere in difficoltà gli avversari in questa maniera. Ciao mister, Massimo Canta di Carta Canta. Avete preso due gol dopo due grandi momenti di esaltazione, no? È vero. Però nel secondo tempo avevate la Juve di fronte in testa alla classifica adesso, che però era arroccata quasi nella propria area con grande vostro possesso. Alla fine comunque avete guadagnato lo stesso qualche cosa, no? Alla fine di questa partita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bisogna prendere sempre il lato positivo delle cose. Oggi abbiamo avuto tanto coraggio nell'affrontare una squadra comunque forte. Se vi siete accorti, nel secondo tempo siamo andati forte uomo contro uomo con tutti, dietro eravamo comunque con Ken davanti, con Vlahovic, con Chiesa, insomma abbiamo avuto coraggio e quindi prendiamo davvero il lato positivo delle cose, abbiamo messo lì la Juve, abbiamo fatto credo il 70% di possesso palla, abbiamo avuto coraggio in tutto e abbiamo messo in campo davvero tutto quello che avevamo. Peccato, c'è il rammarico davvero, però bisogna prendere il lato positivo. Adesso archiviamo subito questa partita, ci riposiamo, domani ci alleniamo, ci riposiamo due giorni e pensiamo subito alla partita con il Genova, che sono quelle le partite alla nostra portata che dobbiamo fare risultato. Buonasera mister, Stefano Spinelli, Monza News. L'anno scorso in questa partita contro la Juve ti eri inventato Ciurria, terzino, comunque quinto a centrocampo che non aveva mai giocato. Stasera ha voluto esagerare, ne ha messo addirittura
centravanti e purtroppo non è andata bene, anche se poi lui nel secondo tempo ha fatto altri due ruoli, l'esterno e il trequartista. Sì, però sì. Il primo tempo in effetti non è andato bene. Ma non direi che è demerito di Ciurria, ma è merito anche di Bremer, che comunque andava forte nei duelli, perché Patrick quel ruolo lo sa fare anche molto bene, e poi quando faccio una cosa anche diversa, anche un po' fantasiosa così, non è che mi sveglio al mattino e la faccio, comunque sono cose che proviamo durante la settimana, insomma, durante gli allenamenti, quindi se a volte faccio delle modifiche è solo perché vedo delle cose durante gli allenamenti, e Patrick aveva fatto molto bene, quindi direi che ha fatto un buon primo tempo. È vero, siamo stati un po' sterili davanti, però anche per merito degli avversari. Le ultime due, grazie. Buonasera mister, Bruno Cadelli, Oggi Sportnotizie.it. Le sottopongo, diciamo, la stessa considerazione che ho offerto al suo collega Massimiliano Allegri e in parte già ha risposto, parlando della fisicità dei suoi giocatori. Oggi effettivamente nei duelli c'era anche una discrepanza a livello, esatto. a livello fisico, si è visto anche nel gol di Gatti, lo strappo di Rabiot comunque è impressionante, questo è solamente un esempio. Ecco, lei non ha magari giocatori strutturati, ma lo step in più che può fare la sua squadra è proprio quello di essere, di avere anche un po' più quasi cattiveria proprio nella fase difensiva. Siete sempre molto compatti e vi va dato atto, però serve qualcosa in più, può farlo? Ma in quell'occasione del secondo gol sì, perché Dani Mota lì non deve farsi superare, è stato un po' leggero come avevamo detto prima, però i miei calciatori sono perfetti nella fase difensiva, davvero la fanno in maniera maniacale, perfetta, sono bravi, eravamo forse fino ad oggi la quarta miglior difesa, quindi non posso recriminare nulla alla fase non possesso, perché noi difendiamo tutti insieme e attacchiamo tutti insieme, non dipende dai difensori o dagli attaccanti, però di sicuro in quell'occasione là siamo stati un po' leggerini. La Juve è strutturata in maniera incredibile, avete visto i gol sul piazzato, Rabiot è arrivato da dietro con grande cattiveria, e lì non è facile, i gol sono anche in percentuale, il 30% dei gol in Serie A sono dai piazzati, quando hai una squadra così strutturata non è facile tamponarli, però insomma noi abbiamo altre qualità, abbiamo anche qualità tecniche, non siamo strutturati così, però io sono davvero molto soddisfatto dei miei ragazzi. Buonasera mister, Andrea Golizia di fantapietra.com. Volevo chiederle come sta Colombo e come mai ha scelto appunto di giocare senza una punta. Non crede che magari poteva dare un punto di riferimento alla squadra per farla salire durante il primo tempo? No, quando si preparano le partite non si preparano solo nel primo tempo, ma si preparano anche in base al secondo tempo. Colombo in settimana soffriva di un fastidietto, insomma, all'inguine, ho preferito oggi non farlo partire dall'inizio, ma non perché non stava bene, semplicemente perché ho visto Ciurria in quella posizione che ci poteva dare qualcosina in più, non dare riferimenti ai tre difensori della Juve, sapevamo che nei duelli difensivi loro potevano essere forti, però volevo muoverli un po' dietro e non dargli punti di riferimento, però Colombo quando è entrato ha fatto molto bene, quindi sono soddisfatto la prestazione di Colombo.